Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Super ragazzi ed oggi siamo tornati su To Devil Me per continuare la nostra avventura, la nostra storia. Siamo con sta tizia, insieme all'altra tizia che già abbiamo visto. Mi sembra il Little Hope, se non sbaglio, o era Man of Medan. Forse era Man of Medan, dove abbiamo visto sta tizia, quindi ci sta. Direi di andare perché dopo di The Ehi, Devil posso Me. farti una domanda? Ma Sì, dimmi. rispondi sincera, sai, senza ribattere in modo sarcastico o con una frecciatina. Vale anche per te. D'accordo. Sii sincera. Lo show è ancora salvabile? Forse. Se qui sono custodite immagini o informazioni di portata epocale. Ti pare probabile? No. Un segreto, scarpa elegante priva di tacco. Va bene. Al massimo filmeremo begli scorci. Nulla che ci salverà il culo. Vabbè, comunque, ragazzi, dicevo, dopo The Devil Me devo registrare God of War Ragnarok. Che se avete visto l'ultimo episodio, mamma mia, che bello! Siamo sempre più vicini al finale di God of War. Certo, ancora manca un bel po', però siamo vicini. Io so solo questo, naturalmente, non mi spoilerò niente e vi chiedo gentilmente di non spoilerare anche voi nei commenti, perché lo so che già tanti di voi hanno visto il finale, in giro si trova, quindi non spoilerate, grazie. Watch your head. Ok, è in inglese. Praticamente ci sono alcuni dialoghi che si sono dimenticati di doppiare. Vabbè, capita in tutti i giochi di Supermassive questa cosa. E un po' mi dispiace. Cioè che all'inizio è così. Poi di solito con una Non ci aveva patch. detto che avremmo fatto trekking. Ecco, con una patch verrà sistemato. Comunque, la fase di gameplay modificata mi piace tantissimo. Cerca di non ammazzarti. Non Ok. voglio vedere Mark piangere. Grazie della premura. Davvero. Io sto in equilibrio. Con R. Ah, R è questo. Sbagliavo da analogico. Vabbè. Meno male non sono caduto. Comunque è bella sta fase di gameplay perché ci dà più libertà, a differenza degli altri capitoli dell'antologia. E questa dove porterà? Su e giù dalla collina. Sì. E dall'altro capo che c'è? Lo scopriremo. Ma il tizio, vi ricordate nel secondo episodio, il tizio praticamente non voleva che eravamo qui fuori, no? Diceva sempre, no, dobbiamo andare all'hotel, veloci, all'hotel. Cioè, e noi abbiamo fatto finta di stare male. E quindi è Lei vive su andato. quest'isola? Sta giù Nasconditi. con la famiglia. Mia moglie è morta. Ho sbagliato. Signor Dumet, questa è una vera palma, eh? L'ha portata lei sull'isola? Eccole, No, Dumet, no, questo non qui, credo. dicevo. Cioè, non appena prenderà le bende, ritornerà da loro e non le vedrà di nuovo lì. Si incazzerà, no? Meno credo. Dobbiamo fare parkour. Molto easy. Dove siamo? Qui è tutto distrutto, abbandonato. Allora, io ho una paura matta del tizio che abbiamo visto all'inizio, dove era vestito con un cappotto giallo, impermeabile, quindi. What about over there? Vabbè. Ancora in inglese parlano queste qua. Per carità, bello l'inglese, però. Ho messo i giochi in italiano, devi parlare in italiano. Qualcuno ci sta spiando.
Sarà il tizio con il cappotto giallo? Può essere. Se amassi camminare nel verde, non vivrei in una città. Non mi pagano abbastanza per questo. Se lo dici tu, almeno quanto ti pagano? Cioè, dirlo, no? Mi ricorda i miei campeggi estivi. No, a me ricorda che sono passati 3 episodi. Sì, ci sono stati 2 jumpscare, ma non roba eccezionale. Per il momento, terzo episodio così calmo come i primi 2. Ok. Se riuscissi a spostare la cabina qui, attraverseremmo. Sì. Ma ci sono gli enigmi, tipo? Vedi il quadro comandi? È sì. Distrutto. Penso non ci sia corrente. E quindi che dovrei fare? Ah, seguimi Gavef. Vanno qua. Vanno qui dentro. Come faccio ad entrare? Da qui. Da qui è aperto, entra. What about over there? Magari di là, dove? Non hanno doppiato, magari di là. Wow. Qui dici. Come faccio a salire qui? Ah, vabbè, c'era una scala. Valla a vedere prima. Non vorrei ci siano fasi di... cioè, fasi importanti con questo tipo di gameplay. Cioè che dobbiamo tipo scappare e qualcuno ci insegue. Immaginate, no? Cioè, da un lato è bellissimo, ma dall'altro è bruttissimo perché mette un'ansia pazzesca. Anche le scelte mettono un'ansia perché... abbiamo visto nel primo episodio, ho fatto la cazzata, ho fatto morire i 2 personaggi. Anche se, secondo me, era inevitabile. Forse possiamo metterla in moto. Vediamo. Allora, intanto apriamo qua. Mettiamo in moto il vagone che dovrebbe essere qui, vero? Sì. Jamie, puoi sistemarlo? Jamie. Siamo passati ai panni di Jamie. Sistemiamo qua l'interruttore che è le texture. Buonanotte, per caricarle ci mette non so quanto. Poi così. Così. E così, vero? Sì. Vabbè, semplice alla fine. Nulla di così particolare. Sì, sono un genio. Sei un genio, wow. Di nuovo Kate. Va bene. Allora Kate, dove si va? Con questo coso? Forse andiamo a scoprire cosa c'è dall'altra parte. Cosa c'è di qua? Sentito? Chi è stato? Oh, il tizio! Nasconditi. Ok. Vabbè, finta di niente. Loro così, tranquillo. Appena passato un tizio con il cappotto. Cosa contengono? Non lo so. Però mi dice... attenzione, sostanza pericolosa, ecco. Che non è nulla di buono, stavo a dire. Dobbiamo seguire quel tizio, no? No, no.
Dai, come ti chiami, Jane? Jane o Jane? Com'era? Boh. Hey! Oh, va già molto meglio. Dovevo solo tenerla ferma un attimo. Adesso sto bene. Trovata una scorciatoia. Devo chiedervi di restare dove vi dico io. Certo, signor Dumet. Ci siamo. Proseguiamo. Restate tutti dove il signor Dumet possa vedervi. Grazie. Kate. Allora? Un campeggio degli orrori. Fa nulla. Non potrà tenere le carte coperte ancora a lungo. Questo è certo. Vieni o no? Ah? Soffri di vertigini? Forse. Sì. Merda! Moriremo tutti! Non fare la stronza. Senti, vai. Oh Gesù, rilassati, Mark. È un bel salto. Riesci? Oh merda. Puoi farcela, ti prendi in braccio. Poi lei è un po' stronzetta, quindi dai. Ti prendo in braccio? Non fa ridere. Preoccupazione e impazienza. Su, dai, dammi la mano. Vabbè, facciamo così. Ehi, 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 piano, piano. Non ci pensare. Dai, non avere paura. Era difficile? Molto. Spero si scenda da un'altra parte. Su, principessa. Ma dove sono finiti? Chiedo scusa, ragazzi di città. Su, muovetevi, non abbiamo tutto il giorno. Oh, l'hotel. Ehi, wow. Signor Dumet, questo posto è davvero magnifico. Davvero? Forse non sarà un weekend sprecato. E tu chi sei? Ma è quella di Little Hope. Ho visto una bambina lassù. Forse la tua unica fan. E l'hai persa per sempre. Sei davvero un idiota. Siete degli idioti. Qui è tutto molto fragile, vi prego attenzione. Dai, ma come fanno a fidarsi di uno con sta faccia? Ah, è incredibile. Wow. Guarda qua. Ma è una meraviglia. È davvero spettacolare. Posso chiedervi di firmare al banco gentilmente? Mancano dei bagagli. Staranno senz'altro arrivando. Li farò portare direttamente in camera. La trust di Kate li avrà rallentati. Erin, le sigarette? Zaino blu. Sistematevi, io vi raggiungerò per cena. Alle 8. Signor Dumet, non so davvero non come fido. Ringraziarla. Questo è un posto fantastico. L'ho detto che sarebbe andata bene, no? No. L'ho detto. Ma io ho detto di no, che non l'hai detto.
Che cosa ha visto? Mi devo ricordare sto numero. Oh, chi si vede? Impegni, impegni, impegni. Tu te ne vai in giro tutto il giorno e io devo restare qui a preoccuparmi. Sei sparito tutto il giorno senza dirmi neanche una parola. La bambina. Questa è la canzone. Oh! Scusa, sei tesa? Oh mio Dio, me la sono fatta addosso. Com'è che non mi hai sentita? Stavo... Secondo me non siamo soli qui. Quando eravamo fuori, Kate ha visto una bimba a una finestra. L'ho vista anch'io, una bambina. Il signor Dumet avrà famiglia, domestici, magari amici. Sì, sì. Chi lo sa? Comunque... Comunque è la stessa bambina di Little Hope. Questo posto mi dà i brividi. Beh, è... particolare. Stavi... cantando? No. Oh, sì, è la mia canzone coraggiosa. Ah, comunque, ragazzi, è lei quella questa di The Voice, questa è la canzone coraggiosa. La canto e non mi sento più paurosa. Non fa granché. Ma dai. 181. Dovrei essere dietro l'angolo. 183. È la mia. Ok. Ok. In bocca al lupo. Non perderti. Urla pure se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Ci sono io. Niente paura. In realtà... Ehi! Sì? Rimani mentre apro i bagagli e poi troviamo la tua stanza. Qualcosa mi dice che in questo posto è meglio non restare sole. Sì! Grazie, finirei per perdermi. Dai, solo un corridoio, dai. Ed eccoci qui. Beh, direi... intima. Almeno non abbiamo la stanza in comune, come l'ultima volta. Come uno di quelli all'hotel... Vediamo, vediamo. Mm. È giusto un filo meglio di quegli hotel a capsule giapponesi. No, smettila. Poteva andarci peggio. Come la stanza a Topeka? No, no, no. Ho cancellato quel ricordo e non voglio recuperarlo. Gli scarafaggi? Il tuo russare. Ah, loro stanno insieme, mi so. Dov'è il bagno? No, dai. Vecchio stile? Vecchio schifo. Pensa se mi scappasse nel mezzo della notte e mi trovassi Charlie sulla tazza. Suppongo non ci sia nemmeno il frigo bar. Oh. E invece ti sbagli. Che cos'è? Vino. Genio. No, ho paura che se iniziamo a bere... E mi sgriderà e mi farà sentire in colpa, di nuovo. Sì, lui fa così. Però siamo in pausa. Almeno finché non si gira. Che è meglio fare da sobri? Non sto mica dicendo che dobbiamo sbronzarci da star male. Perché lo stai facendo? Ho sete. E poi... Sei carina se ti arrabbi. Vediamo io? Se questa crepa... Come? Bevendo. Mi trovi carina? Mm? Oh! Sei così goffa. Facciamo questo, dai. Ho io del burro cacao. Spartiamo i germi. Grazie, ma posso recuperare il mio. Dov'è finito? È lì, proprio alla base del muro, lo vedi? Non mi fiderei così tanto, eh? Tutto ok? Merda! Vuoi spaventarmi? No! Per vendetta, beh, funziona. Che gli è successo? Non ho capito. Ah, soffre di asma.
joystick scarico. Mannaggia. Da quando soffri di asma? Da quanto soffri d'asma? Dalla nascita. Prendo medicine e di solito non è niente. Ma devo solo fare più attenzione a cose come la polvere. Stanno spiando. I pollini e a non spaventarmi. Sono una merda. Non lo sapevi? Tranquilla. Sul serio. Sicura? Certo. Sicura. Quindi, intima. Vuoi assaggiarlo? E ora sei avvelenata. Non è male. E sei sincera? È piccante. Una buona annata. Sicura? Sento retrogusto di rovere. Una nutina di cedro. Secondo me è avvelenato. No. E aggiungerei un intenso e corposo aroma di calzino macio. Oh mio Dio! Quanto ti odio! Che gran bugiarda! Vabbè, facciamo questo. Oh, scusa. Il vino fa schifo. Lì ho mentito. Davvero? Scusa per ciò che ho detto. Non volevo imbarazzarti. Beh, sai, è che siamo colleghe e Charlie non fa che ripetermi di essere professionale. Certo. No, cioè, no, non è che non mi faccia piacere. Erin. No, che non ti trovi carina anch'io. È solo che... Dai. Dai. Che fai? Oh mio Dio, io non... Oh, che stronza! Ti prendo in giro, vorrei baciarti da mesi, ma non ho mai avuto il coraggio. La vera domanda è, ma l'horror quando inizia? Scusa, scusa. Che... Ma chi è? Oh cavoli. Charlie. Te ne stavi nascosto qui, dai. Te ne stavi nascosto come un pervertito? Scusa, ho interrotto qualcosa. No, parlavamo di lavoro. Ci preoccupa che l'impianto non regga le luci. Sì, esatto. Se in questo posto c'è un generatore, serve sapere la potenza. Non mi interessa cosa fate tra voi. E che ci fai qui? Non trovo la mia stanza e voglio una cazzo di sigaretta. Questi simboli strani sono numeri. Aumentano e decrescono in ordine. Grazie, ho già guardato di là. 10 minuti e butterò giù un piano della nostra prima ripresa. C'è tutta la sera. Non si può dopo cena. Vorrei riposare dopo aver camminato così tanto. Iniziamo a girare dopo cena. Vi do 10 minuti. Ok, scendiamo tra un attimo. Quindi si inizia a girare, dai. Erin, ho guardato nello zaino blu. Voglio niente l'horror. Sigarette. Io le avevo messe lì. Fammi vedere. Magari uno di noi è daltonico e non sa riconoscere uno zaino blu. A dopo. Quindi, a dopo? Sì, certamente. Cercate di non perdervi. E di non morire. Andiamo, andiamo! Forza! Stanno scappando. Dove diavolo se ne vanno? Se ne sono andati, raga.
Boh, lei dove diavolo se ne vanno e beve. Giusto. Cosa? La spiava tramite lo specchio. Ma che cazzo? Voglio l'horror, 19:27. Sta calando la notte, quindi è il un momento. attimo. Oh, Kate ti manda questo. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto Bello. dell'ansia. È una presa per il culo. Penserà che possa aiutarti a gestire lo stress? Proprio per niente. Non sono stressato, ok? Ok. Ti sembro stressato, cazzo? No. Ero retorico. I tuoi biglietti sono venuti Ah bene. sì, il rilievo fa una gran bella differenza. Agli anziani piacciono queste cose. Del mestiere. Anziani del mestiere. L'ho stampato su cartoncino e messo un logo argentato. Cavolo. Avrei dovuto darne uno al signor Dumet. Le hai trovate? No, ero sicura di averle messe qui, ma non capisco. Gesù. Dai, istruzioni. Smettila di rovistare come una matta e procedi con ordine, su. Methodical. Zaino blu, tasca anteriore. Mi ero proprio fatta una nota mentale. Sono sparite. Sparite. Così nel nulla. Secondo te me le hanno rubate? Io non. In realtà Kate ne sarebbe capace. O Jamie. Mi spiace. Dai, facciamo lucidità. Niente, portiamoci avanti col lavoro. Questo posto è enorme, di certo da qualche parte ci saranno delle sigarette. Non puoi farne a meno? C'era un bar alla lobby, lì avranno delle sigarette, giusto? In realtà è vietato fumare nei bar, per cui. Dai, controlliamo. Se le trovi prima tu, ti perdono tutto. All'accendino, vero? Sì. Allora, il tizio ha Questo posto preparato è le davvero trappole, quindi dobbiamo enorme. stare È attenti. una fortuna averlo trovato. Temi che faccia sembrare miseri gli altri episodi? Lo sono, purtroppo. Questo è l'episodio che passerà alla storia. Esatto, Ci vinceremo un Emmy? così mi piaci. Fidati di me, Erin. Ho grandi progetti. Pensi che faremo un'altra stagione? Di quello mi occupo io. Mettimi in condizione di lavorare tranquillo e non ti lascerò mai senza stipendio. D'accordo? Ah, certo. Seguiamo lei, che mi sembra perfetta per sacrificarsi, per salvarci la vita. No, scherzo, si scherza naturalmente. Allora, siamo nella sala centrale, dobbiamo scendere, mi sa. Sì, perché il bar dovrebbe essere quello, no? Spostati. Ehi, hey Charlie, la prossima stagione mi piacerebbe avere un po' più di libertà con l'audio. Sai, sperimentare. Erin, il tuo attuale contributo all'azienda è già di per sé molto prezioso. Portarti le borse e passare in lavanderia? Beh, certo. Per fare carriera in questo mondo devi partire dal basso, accettare un po' di gavette. Sai, penso dovresti assumere un assistente. Un assistente? Era un'idea stupida, Charlie, è Un solo che. assistente? Un assistente personale? Più o meno. Così ti aiuto con il montaggio. Come dici? Il montaggio? Nel mix audio. Penso tu abbia così tanto da insegnare, tanta esperienza. Sarebbe Allora, un'occasione ragazzi. per trasmetterla ad altri. Già, forse hai ragione. E un assistente non perderebbe le mie sigarette, giusto? Esatto.
Allora, ragazzi, il check-in... Senti, ti interessa ancora dirigere film, Charlie? Io sto dirigendo. No, parlo di cinema. Grosso budget e delle star. Erin, tieni a mente quello che sto per dirti. Nel lavoro che facciamo, ed è un lavoro importante, la verità è la star. Giusto. Sì, scusa, Charlie. Quindi tu non vuoi girare film? Cambiamo discorso. Comunque, ragazzi, dicevo, il check-in... Qui, come vediamo, l'hanno fatto tutti. Il check-out l'hanno fatto tutti, tranne quelle persone. Le ultime persone non hanno fatto il check-out. Cavoli. Quindi sta storia, diciamo, è iniziata da poco.